Benvenuti all'ultimo appuntamento di Burattini a Bologna estate 2017, tributo a Wolfango. Non importa più dire chi è Wolfango e perché abbiamo dedicato una rassegna di Burattini a questo grande personaggio. Prima di incominciare io do la parola a chi ha organizzato insieme a me la rassegna, questo grandissimo evento culturale. Eventualmente poi durante i saluti ringrazieremo tutti gli intervenuti, anche quelli dentro al teatrino, e quindi chiamo qui al microfono di fianco a me la figlia di Wolfango, che rappresenta la famiglia, Alighiera Peretti Poggi. Grazie. Che questa sera ci sia tanta gente, papà lo sarebbe molto, voleva questo Amleto da tanti anni, lui era un amante dei burattini come tutti ormai sanno, e grazie a Riccardo che ha avuto l'idea di, per questa rassegna siamo riusciti a mettere su questi spettacoli che hanno avuto moltissimo successo. Un ringraziamento particolare al nostro sindaco che ha voluto darci questo spazio che noi auspichiamo possa anche in altri anni ospitare i nostri burattini. Ringrazio l'assessore Lepore e l'assessore Conte che sono qui con noi. Molte persone hanno aiutato e non riusciamo a ringraziarli tutti. Ringrazio però per questa serata i cari amici di Wolfango, quindi Vittorio Franceschi, Romano Daniele, Antonio Paesi, Eugenio Riccomini, che due sere fa ha fatto una conferenza proprio in onore di papà, e Valentina Paolini, che avete visto all'ingresso. Ringrazio. Un ringraziamento speciale ovviamente a Riccardo Pazzaglia, senza il quale non saremmo riusciti. Perché soltanto un mese fa abbiamo trovato in casa, in casa di papà, che per chi la conosce è molto ordinata, abbiamo trovato una cartella con tutti i disegni per questa recita e quindi a tempo record Riccardo ha intagliato tutte le teste, perché c'erano tutti i disegni per intagliare le teste, e tutti i fronti, tutti i reti e tutte le scenografie, qui abbiamo un esempio, e molte altre cose, costumi, e quindi un ringraziamento particolare ovviamente a Riccardo, a Milena, a tutto lo staff da parte mia e di tutta la mia famiglia. Grazie. Qualcuno vuole che quando si approssima il tempo dell'anno che si festeggia la nascita del Salvatore, l'uccello dell'alba canti tutta la notte, e si dice che allora nessuno spirito osa mostrarsi. O ribellarsi ai canti triboli e risolutamente finirli, morire, dormire, null'altro, e in quel sonno mettere fine a ogni pensiero. Ecco un epilogo da bramare con devozione. Morire, dormire, dormire? Sognare forse? Ah, qui sta il nodo, perché il dubbio di quali sogni potranno visitarci in quel riposo di morte ci trattiene e ci induce a sopportare ogni peso.
Chi infatti vorrebbe subire le offese del tempo, l'ingiuria degli oppressori, la villania dei superbi, le pene d'amore, le lungaggini della giustizia e i mille triboli che il destino ci serba, se bastassero un colpo di spada o una coppa di veleno a procurarci l'eterna pace? Chi accetterebbe di portare i tanti fardelli se la paura di qualcosa oltre la morte, l'inesplorato paese da cui nessuno ritorna, non trattenesse la nostra mano? Così la coscienza ci rende codardi, le fiamme della risoluzione a poco si spengono e anche le più alte imprese vanno a finire in nulla. Zitti ora! Arriva Ofelia! 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 Ofelia, ci sei? Ofelia, vieni qui! Ofelia! Oh, Ofelia, 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 Ofelia! Ofelia, mia dolce ninfa, dove sei? Vieni qua dal tuo Amleto, Ofelia! Eccomi! Oh, nelle tue preghiere non ti dimenticare di pregare per me! Mio buon principe, come vi sentite? Ah, grazie, Ofelia, sto bene, sto bene, sto bene, sì, sì. Signore, ho alcuni vostri doni che da molto tempo bramo restituirvi. Miei? Ma io non vi ho mai dato nulla, eh? Mio signore, ben so che me li avete dati. Ma no. E furono accompagnati da parole dolci e graziose che ne accrescevano il pregio. No, è impossibile, guarda. Oggi, che hanno perduto quel dolce profumo, riprendete. No, non li voglio, non li voglio. Per un'anima nobile, quando il cuore che li diede diviene indifferente, anche i più ricchi doni diventano poveri e senza merito. Voi siete invece ricca di merito? È vero, è vero. Oh, un tempo vi amai. E così mi faceste credere? Non dovevi credermi! Io non ti ho mai amata. Ma come? Mi avete dunque ingannata? Vai in convento, fatti monaca. Vorresti forse generare altri peccatori? Anch'io, vedi, sono discretamente onesto e tuttavia potrei accusarmi di colpe abbastanza gravi per desiderare che mia madre non mi avesse mai messo al mondo! Oh, che offese della mia mente! Di quante parole per esprimerle! Ma signore! Diffida di tutti noi perché siamo tutti dei gran furfanti. Va, 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 salvati, vai in convento, fatti monaca. Noi siamo tutti miserabili. Al monastero. Oh, la mia speranza, il più bel fiore di questo regno, un esempio per tutti, ed ora... Tutto è finito, non hai ancora capito? Dov'è tuo padre? Nel suo appartamento. Bene, chiudetelo dentro così che non possa fare lo scemo oltre che a casa sua. No, principe, vi prego. Ecco, brava, prego, prega. Ave Maria, grazie, prego, donna. Prega, prega. Fossi tu casta come il ghiaccio, pura come la neve, non sfuggirai alla calunnia. Cucù, cucù, il convento alla prima destra, cucù, il monastero alla seconda sinistra, vai, vai, vai. È tutto crollato, povera me, ed io non sento più quell'armoniosa melodia dei suoi giuramenti, ma uno stonato e offensivo rumore che ha distorto la sua fiorente giovinezza in folgorante follia. Sono la più infelice di tutte le donne. L'amore? Non è lì che tengono i suoi affetti. C'è qualcosa che medita nella sua anima. Sta covando qualcosa di rischioso. Oh, lo sfido, e come fermarlo, maestà? Partirà. Abbiamo deciso, ora, che andrà con la massima urgenza in Inghilterra ad occuparsi di affari di Stato.
e chissà che cambiando aria non riesca a disperdere che la fisa fiancla in testa in tal soffermare. Che ne pensate, che ve ne pare? Mio sire, agite come più vi aggrada, mossasi da voi a me, se siete d'accordo voi, con la commedia dei burattini, fate che la regina madre, da sola, lo preghi di confessare il suo affanno, me, io, nascosto dietro da una tamba, ascolterò, non visto, tutto il quanto il colloquio, che poi riferirò a voi, al file Paresano. Idea assennata. Nei grandi la follia deve essere prudentemente vigilata.